Cari amici vicentini, anzi permettetemi di dire cari concittadini, dal momento che sono molto orgoglioso di essere cittadino onorario di Chiampo. Vorrei prima di tutto rivolgere un caloroso saluto al sindaco di Lusiana Conco, signora Antonella Corradin, alla sua giunta e al consiglio comunale, ai rappresentanti del comune di Chiampo, alle tante autorità presenti e a tutti coloro che stanno seguendo la 52esima edizione di questa tradizionale manifestazione dedicata ai vicentini che hanno lasciato la terra natale e molto spesso non è stata una scelta per cercare un futuro migliore altrove. I loro discendenti, mi dicono, sono tantissimi e oggi vivono in ogni parte del mondo. In fondo è proprio lo stesso percorso, lo stesso destino che è toccato in sorte a mio nonno Giovan Battista. Dio solo sa quanto io e mia moglie Maria avremmo voluto essere là con voi oggi, ma come sapete il Brasile sta vivendo una grave emergenza sanitaria che mi ha costretto alla quarantena da ormai 4 mesi. Speriamo che arrivi presto un vaccino o almeno cure efficaci, perché qui da noi la situazione è molto seria e le scelte del governo, diversamente da quanto è avvenuto da voi in Italia, non sono state adeguate. Da settimane contiamo purtroppo oltre 1.000 vittime al giorno e fra poco toccheremo l'impressionante numero di 100.000 morti. Preghiamo tutti insieme perché questa terribile pandemia possa avere presto fine. Un ringraziamento particolare va all'Ente Vicentini nel Mondo, al suo instancabile presidente Ferruccio Zecchin e a tutto il consiglio direttivo. Quando ho saputo che il personaggio omaggiato quest'anno sarebbe stato mio padre, Candido Portinari, mi sono commosso. Sono veramente onorato di questo riconoscimento, principalmente perché proviene dalla terra dove nacquero nonno Giovan Battista e nonna Domenica. Il fraterno amico Paolo Meneghini vi racconterà quanto anche mio padre, Candido Portinari, sia sempre stato legato ai valori, alle tradizioni e alla fede religiosa della gente vicentina e veneta. Devo un ringraziamento di cuore anche alla signora Elena Donazzan, che nella sua veste di assessore all'istruzione della Regione del Veneto ha fatto e sta facendo molto perché la vita e le opere di Portinari diventino materia di studio negli istituti scolastici del Veneto. L'impegno e la promessa che faccio al presidente Zecchin e a tutti voi è di venire a ritirare personalmente la targa intitolata a mio padre appena mi sarà possibile. Certamente nel 2021. Chissà se in primavera o in estate. E allora faremo di nuovo una grande festa. Grazie ancora. Che sia per tutti voi una gioiosa giornata. Un grande e fraterno abbraccio anche da parte di mia moglie Maria. Siamo con voi.